Oh, che musica! Che musica è! Ciao a tutti! Come stai? Bene! Ottima notizia! Settimana di Pasqua! E via! Cioè, prima Pasqua! Eh sì, anche a poco! Sì. Però è anche un momento importante! Sì! È vero? È venuto il caldino! Oh, che bella notizia, Ele! Bellissima! È venuto il caldino! Non diciamo il caldone, ma il caldone. Mi piace sta musica allegra, che parla di estate, di summer. E sa lui cos'è, io non lo ricordo più. Ma oggi Romy è impegnatissimo. Non dobbiamo disturbarlo. Ma noi allora, siamo qui perché cosa? Aspetta, io vado un po' lento, dopo recupero. Allora, settimana di Pasqua, bisogna cominciare a sgombrare l'armadio dalle cose invernali, boh, basta. Io l'ho fatto a metà. Perché qualche cosa fuori di qualche lanettino l'ho tenuta, non si sa mai, però adesso boh, basta, bisogna tirare via, basta, e bisogna sgombrare, pulire tutto, lavare le lavatrici e tirare fuori le cose nuove. Le cose dell'anno scorso, Benny, vanno ancora bene? No, bisogna fare un sacco e buttarle via, no, e poi bisogna venire qui a fare il sì, guarda roba nuovo. Evviva, bello, e bello. Allora adesso le idee, intanto sto notando il tuo giubbottino, è bellissimo. Allora, il giubbottino è bellissimo, è un giacchetto crop della Liu Jo con bellissimo, il fiocchettino incastrato in mezzo, molto cortino, perché i pantaloni a vita bassa oppure anche un giubbino da vestitino. Sì, bellissimo. Volevo dire adesso, perché dopo magari non ci sarà il caso, che non puoi allungare, Romy, il suo pantalone, così vedete la mano di Romy e non, magari non ci sarà l'occasione che lo farò vedere, ecco la ecco mano, come la allunga Romy, guarda, perfetto. Questo è il jeans che è il suo, volendo si può fare anche così, è il bellissimo, suo coordinato, è un pantalone e non è proprio un palazzo, però è un vita alta. Guarda anche, ecco, il taglio dietro è un mito, è bellissimo, bellissimo. Sì, sì, sì. Non è un corto, è un lungo, però non è un zampe, è un pantalone dritto, sì, come sì, andavano sì, una volta i Levi's, ecco. Ok, sali. Sai. Io oggi invece ho un jeans a vita alta della Liu Jo bianco. Sì. E con la finta cintura, con bellissima. Sì, attaccato tutto quanto. Bellissimo. Io direi che adesso gli diamo un po' di idee. Ma così sì, tanto che loro dai, sgombrano, le donnine sgombrano, gli armadi buttano via tutto, dicono: ma cosa mi vado a comprare? C'è da dire che noi abbiamo un po' la voglia sempre di essere un po', un po' particolari, è vero, quindi, Ele? Cosa facciamo? Ma io lo definirei un po' come fanno i salmoni. Che vanno all'indietro? Che no, andiamo controcorrente. Vanno all'indietro sulle gambe. Ok. Sei una grande. Ok, dai. Sei una grande, okay, sei una grande. Ah, oh, non ci dimentichiamo che dobbiamo salutare quelle persone, allora, stupefacenti che ci hanno, adesso non sto a dire il perché, però che ci hanno dato soccorso. Casola Valsegno, possiamo dire a Casola che... Sì, ma possiamo dire che è tutta la via Romagna. La via Romagna di Casola Valsegno, siccome lui ha chiesto il nome, però non se lo ricordo più perché è un po'... Sono vecchio. Età arriva. Allora salutiamo tutti in generale, tutte le famiglie, tutte le persone che ci hanno soccorso e domenica scorsa, e le salutiamo. Grazie, anche molto gentile. Sai lo molto, slogan, molto, quello Casola una favola, è la verità. Le persone sono fantastiche. Bellissimo, bellissimo, okay, bellissimo. Ciao a tutte. Ok. Allora dai, via. Dai, vai mai in prova, vado dai. Sennò... Data mossa, via. Cominciamo. Stop. Wow. Allora, stupire con effetti speciali. Bellissimo, Ele. Allora, guardavamo un po' perché non era mai il momento per presentarlo, adesso lo facciamo vedere. Wow! Questo è l'abito di Maria. Bellissimo. Con la manica, allora, è tutto, noi gli abbiamo messo un cinturone, però sotto ha l'elasticone alto, la manica è fatta così un po'. Intendevo modo, questo come controcorrente. Controcorrente. Perché adesso perché il adesso... carisma è veramente per pochi. È sempre stato così. Sì, sì, però ci adesso sono un po' diversi, dai. Ci conoscono per questo. Allora, questo abito qui è un crepe di viscosa, è una variante chiaramente esclusiva di fantasia, di esclusiva di Manila. E c'ha le tasche, c'è ha tutto. Le tasche, quindi cerimonia, bellissimo, sei coperto, non hai bisogno di niente. Il foulard suo c'è. Bellissimo. È bellissimo. La pochettina, la faccio vedere, col manichetto gialla, bella da abbinare,
Bellissimo. E basta. Bellissimo. Questo è già un primo abito da mettere nell'armadio del 2022. Ci sta. Ci sta, ci staissimo, Ede, ci staissimo. Bello, è bello anche il colore, sì. È facile. È bello. Si può chiudere anche con un giubbottino di jeans, con tutto, si può fare tante cose. Sì, lui non ha bisogno di niente. Niente, insomma, non ha bisogno di niente. Perché ha preso, insomma, però lui è autonomo. Ah, poi, aspetta, scusa. Sì? Scusi, sa? Aspetta che prendo lo stagista che poi questo non ve la ricordiamo, ma insomma, invece è meglio ricordare. Ricordiamo le cose. Perché lei è chiaramente anche una stola e quindi tac. E ecco che anche lei è una mussola di 7 cotoni, ci scalda e insomma fa piacere averla addosso. Vado a cambiarmi velocemente. Perfetto, ciao. Eccomi. Wow, che color! È il colore più amato, fucsia. Bellissimo. Vestitino. Bellissimo. Grazie. Bellissimo. Allora, cinturina. Perché faccio dei dettagli? Sì, l'orologio non ci interessa. No, è il mio compito fare dei dettagli. Lo so, così io mi devo star fermo, immobile, così. Ma questo allora, che l'abitino è un abitino con che cosa? Con la manichetta. Sì, c'è la manichetta. Okay. E l'ho abbinato così perché mi piaceva così. Che la giacca sia di Liugio l'ho fatta vedere, la giacca di Liugio l'ho fatta vedere. Sì, adesso facciamo vedere, è un eco pelle, aspetta, leggerissima. Devo avere lo stagista, un attimo solo, intanto volevo far vedere la caramellina, tutto di brillantini. Ci sta, ma ci sta anche un sacco di roba lì dentro. È una sciocchezza, però è carina. E lo stagista adesso mi cava la giacchetta di eco pelle. Sì. Guardate che servizio. Ma davvero. Grazie, molto gentile. No, me la puoi fare. Grazie, sai. Questa qui è una giacchettina in ecopelle con la taschina. È quella che è andata nella pubblicità in tutte le televisioni. E però la ragazza ce l'aveva azzurra di tessuto. Lei è... Sì, bellissima. Anche la mette col jeans, una bomba. Esatto. Quella. Lega tutti i jeans e lega tutti i vestitini, come vedete. Come dai, questo. L'abito è simpale. L'abito ha la manichetta così, un po' di campanella. Esatto, sì. Si può portare sì. con cintura e senza cintura. Bellissimo. Andiamo, è un bel outfit, bel colore. Anche questo secondo vestito si mette nell'armadio. Vai. Oh, che impatto. Ale, pronti? Bellissima, Elena. Bellissima, allora, bellissima. Un sacco di cose da mettere nell'armadio. Ah, pantalone a palazzo. Qui parla da solo. Bellissimo, giacca, bellissimo. Borsa, basta. Bello, che delicatezza. Sì, questa è Suoli ed è molto raffinato il tutto. Guardate che fantasia stupenda. Bellissimo. Aspetta che mi tolgo la borsa. La giacca. No, ce la faccio, dai. No, è perché io voglio avere il mio stagista che mi aiuta. Ma è giusto. Però dai, adesso gli passo. Beh, questa è la giacca intanto in tencel. Cos'è esatto. il tencel? È un misto. È un lino molto però molto che bello. Si stropiccia molto meno, molto più leggero. Bello. In realtà la caratteristica del lino è quella, certo. Però è un tencel, è una fibra naturale molto bella. Questa è una giacchettina della Liugio. Non so se ho il cartellino che mi spegne. Ma va bene, lasciamo le prove. Siamo dai. No, ma guarda. Ci sta, è ci sta. Maglietta con la frappettina e lo scavino a V dietro. Che può essere anche davanti. Poi sì, questo. Può essere girato. Bellissimo. E basta, il pantalone è un pantalone a palazzo. Due o tre dettagli, mi piace far vedere. Prego, le tasche vedere. Sono stupende, bellissimo. E direi che anche questo è un bel outfit da mettere nell'armadio. Tutto questo l'abbiamo creato noi, si può spezzare, quindi la maglietta ve la potete mettere con quel che vi pare, il pantalone pure, la giacca pure, e via. Evviva. Siamo pronti? Vado. Andiamo? Veloce, perché questo è bellissimo. Oh, sì, lo so che sono noioso e dico sempre oh, però a me piace. Oh. Beh, le collezioni le abbiamo scelte noi, quindi è ovvio che diciamo bello bellissimo. Vabbè, dai. Però lui è bello bellissimo. Bello bellissimo, questo dai. È lungo della Liugio. Bellissimo. La manica si può tirare anche più su volendo, sì, ma è talmente chic tutto, così, okay. Guarda. È un abito lungo, viscosa. Bello, leggero, c'ha la manichetta palloncino che può anche salire e diventa così. Bellissimo. E la manica, allora, io l'ho portato così perché così è bellissimo, però in realtà lui si può anche portare su, ecco, diciamo che... Insomma, bello, facciamo vedere un esempio tutti e due su così. Sì, mi devo appoggiare la borsa. Va bene, appoggiamo, siamo nelle prove. Allora, aspetta. Ecco.
ci quindi, può portare anche così. No, ma ancora più su, è che io sotto c'ho sì. il reggiseno che tiene, allora non va su. No, però si può fare, così è ecco, bellissimo. Anche perché volendo questo si può portare con reggiseno a spallina e poi si tiene giù la spallina. Queste sono delle cose da donne che vabbè, bellissimo, insomma, bellissimo, non puoi capire, insomma. E la manichetta, come ho detto, può tenere su, è un organzetto sottilissimo, molto bella, anche lui è autonomo da cerimonia, ma se abbiamo bisogno si può mettere sopra le coppelle, si può mettere la giacchetta, si può mettere quello che ci pare, posso vedere anche dietro. Bello. La felicia fucsia gliel'abbiamo abbinata perché certo ci sta benissimo. E pronta, però dire, perché non è che tutti mettono il lungo, no? C'è solo così questo, vero? No, sei sicuro? Non mi ricordo più. Aspetta. Prova a fare un attimo la tua magia. Fai lo schiocco delle dita. Prova a chiudere gli occhi. Hai aperto gli occhi? Eccoci. Ma che magia! Effetti speciali. Guarda che spalline. Simpa. Versione corta. Vestitino, troppo simpa questo. La giacchettina è carinissima. Con la rouge, così è una coccola. Ma lui è autonomo, perché Benny, questo è un vestitino. Allora, sotto è la fantasia della tua. Facciamo vedere quanto sei bambina, dai. La faccio dall'alto. Sono un'ana? Allora, questa è la fantasia dell'altro abito lungo, versione lunga. Sì. E sopra questo è attaccato con, vedete che è un vestito.